come ogni anno, è il momento della premiazione del Premio Musica e Cultura. A introdurlo Salvo Ruvero, curatore appunto del premio. Eccoci. Buonasera, io sono Salvo Ruvolo dell'Associazione Musica e Cultura. Rappresento la mia associazione e vi presenterò il premio appunto Musica e Cultura in ricordo di Peppino Impastato. Questo premio è stato istituito ormai 10 anni fa dall'Associazione Musica e Cultura che io rappresento, da Casa Memoriale Felice Peppino Impastato e dal Centro Impastato di Sanremo. Questo premio è stato istituito perché riteniamo sia giusto dare un riconoscimento agli artisti e agli intellettuali che ogni anno, con la loro vicinanza, ma con la loro attività culturale, ci aiutano a promuovere gli ideali che furono di Peppino Impastato e che noi abbiamo raccolto e cerchiamo di testimoniare e portare ancora avanti, di attualizzarli. I due artisti premiati quest'anno sono Melino Imparato e Alessio Lega. Sono un attore, rispettivamente un attore e un cantautore. Adesso io vi leggerò le motivazioni che ci hanno spinto ad assegnare a loro due il riconoscimento di quest'anno. Melino Imparato, attore, erede e custode dello spirito, della poetica e del metodo laboratoriale maturato in decenni di teatro insieme a Franco Scaldati, è oggi una delle voci più fiere e indomite del teatro italiano. La dedizione con la quale prosegue il percorso poetico scaldatiano verso un teatro che sia portatore di poesia, poesia violenta, che chiede implicitamente un cammino più solidale fra gli uomini, senza guardarsi allo specchio, senza appagarsi di se stesso. Luogo di incontro fisico, palcoscenico e laboratorio dal quale restituire alla città di Palermo la smagliante sogno di 40 anni di dolci lacrime e abbaglianti sorrisi, 40 anni di stupori e di sgomenti, il cuore d'oro della città che veste di stracci. Questa è una citazione di una frase di Franco Scaldati. Fanno di Melino Imparato un presidio poetico imprescindibile affinché la città non perda irrimediabilmente la propria anima e la propria memoria. Il secondo artista che oggi premieremo è Alessio Lega. Vedrete il suo contributo video subito dopo quello di Melino Imparato. Vado a leggere le motivazioni che ci hanno portato a premiare Alessio Lega. Alessio Lega è un poeta, cantautore, scrittore e traduttore anarchico, uno dei massimi esperti della canzone politica mondiale. I suoi dischi offrono una corsia preferenziale a quanti vogliono conoscere, attraverso la forma canzone, le tematiche della poesia libertaria. In tutta la produzione di Alessio Lega sorprende la capacità di raccontare storie, lotte e passioni. Le parole di Lega si incarnano e, una volta ascoltate, restano nella memoria, brani di una storia collettiva, inarrestabile e viva, che aspira a scuotere il nostro presente anestetizzato. Il suo ultimo lavoro, Nella corte dell'Arbat, le canzoni di Bulat Okudjava, è uno dei più bei dischi italiani degli ultimi anni. Adesso io vi lascio ai contributi degli artisti e vi invito veramente a recuperare i loro materiali, ad approfondire la conoscenza con questi due artisti che sono che rappresentano due mondi. Siamo veramente orgogliosi di poter consegnare il premio Musica e Cultura in memoria di Peppino quest'anno, che è un anno molto difficile, proprio a questi due artisti che nella loro arte si fanno sempre partigiani di chi nella vita, per motivi vari, è sconfitto.
Quest'anno, che purtroppo è un anno che sancisce per molti delle sconfitte, delle delusioni, dei cambi di direzione, di scelte obbligate, questi premi, appunto, secondo noi rappresentano, insomma, ci toccano profondamente. Buona continuazione, vi auguro possiate godere i contributi di Alessio e la canzone inedita che ci ha mandato e il bellissimo contributo di Melino. Arrivederci. Buongiorno, innanzitutto saluto i compagni dell'associazione Felice Peppino Impastato e non a caso uso il termine compagni, è una parola che mi è molto cara per la sua origine al contempo socialista e cristiana, cumpanis, colui con cui si divide il pane, e mi fa pensare a una delle foto che mi è più care. E ovvero la foto in cui il giovane Peppino Impastato si trova insieme a Danilo Dolci. Oltre a unire nella Sicilia due luoghi lontanissimi, perché Danilo Dolci veniva dall'estremo nord a tentare di cambiare le sorti di quella terra lì, mi fa pensare appunto che c'è stato un momento in cui la lotta al malgoverno e alla mafia non è stata vicenda di giudici o di poliziotti, ma è stato qualcosa che veniva dal basso, da chi attivamente lavorava nell'ambito sociale e che quindi aveva capito profondamente qual era la vera origine della montagna di merda mafiosa, ovvero la medesima origine dello sfruttamento, del capitalismo, dell'abiezione in cui vivevano le masse contadine del sud. Io sono un uomo del sud, sono di Lecce, città dalla quale in questo momento vi parlo, quindi per me quella storia è estremamente importante e quelle speranze sono vive in me più ancora del martirio, del dolore della storia personale di Peppino Impastato. Per cui sono particolarmente fiero di ricevere un premio che porta un nome che per me, voglio dirlo, è sacro, senza creare equivoci. È uno di quei nomi sacri perché parla proprio di quegli eroi che nascono dall'idea che in certe situazioni, per essere eroi basta essere persone normali. Persone normali che si rivoltano contro l'ingiustizia, che provano a trovarne l'origine e a rimuoverne le cause. Ecco, se spero qualcosa è che spero che nelle mie canzoni, nella mia ricerca musicale, ci sia qualcosa, qualche frammento di quella luce che ho visto in questi personaggi. In questi che io non mi spavento a chiamare eroi perché, ripeto, per me gli eroi sono gli eroi del quotidiano, quelli che non possono accettare la vita così com'è quando la vita è inaccettabile. Mi dispiace molto non essere fisicamente insieme alla marea di gente che avrei incontrato, ma insomma, vi mando una canzone recentissima, ancora inedita, e che prova a parlare proprio di questa questione degli eroi del quotidiano. È nata dal confronto con una dottoressa che opera al Cardarelli proprio nei giorni del coronavirus, e quindi nei giorni in cui ancora una volta, per essere eroi, bastava fare il proprio lavoro in maniera coscienziosa. Quando penso ai martiri e agli eroi, io penso a Durruti e a Che Guevara, all'esempio giunto fino a noi, tutta quella lotta che rischiara. Penso a Rosa Luxemburg ribelle, a chi si è giocato in un minuto, per la solitudine le stelle, senza avere il tempo di un saluto. Corre, corre la locomotiva. Gramsci nella cella che scriveva, e Pinelli sopra il motorino, Pino quel mattino che correva.
mi viene in mente anche il sorriso di una dottoressa che conosco, che operava nel Burkina Faso quando andava in ferie ad ogni agosto. 10 anni e più di precariato, sola con un figlio ed una madre, lei che corre sempre senza fiato e mangia uno yogurt per le strade, scappa nella metropolitana, strappa dalla morte i suoi fratelli, fa guerriglia ogni settimana, lotta coi suoi ferri al Cardarelli, poi ritorna a casa e dorme stretta, preso dall'asilo il suo bambino, tutta la sua vita è nella fretta del caffè che brontola al mattino. Lai la li la lai la li la la, lai la li la li la lai la la, lai la li la li la lai la la, lai la li la li la lai la li. Venne la paura del contagio, tutti chiusi nell'isolamento, il deserto vuoto è un nubifragio, tutto un brulicare di cemento, l'ospedale adesso è la frontiera del bombardamento, la trincea, ogni bollettino nella sera mette la paura in ogni idea, quella dottoressa che continua per coraggio, per disperazione, per coscienza, forza o disciplina, va sul fronte e aiuta le persone, sa che può portare in sé il nemico, dentro la sua casa, fra i suoi cari, gli incubi, i pericoli, il dolore, tutta quella lotta che rischiara. Quando pensi all'angelo custode, non pensare a gente sovrumana, pensa che ti sta schiacciando un piede sulla stessa metropolitana. Grazie e un saluto nella memoria di Peppino Impastato. Un saluto e un grazie per il premio che avete voluto assegnarmi quest'anno. Vi sono molto grato di questo riconoscimento e sono contento. Non avrei mai pensato di ricevere un premio per aver fatto in quasi tutta la mia vita quello che mi è piaciuto fare, e cioè dare corpo e voce al teatro di Scaldati e sostenere con lui l'idea che il teatro non fosse semplicemente intrattenimento, ma strumento per scandagliare e rappresentare l'animo umano, che fosse una chiave per accedere a un luogo altro, che il teatro cioè fosse, che il teatro attraverso la poesia potesse svelare e raccontare lo stupore quotidiano del vivere, che il teatro fosse un'esigenza, una specie di malattia e allo stesso tempo una cura per questa nostra esistenza. Un teatro che non avesse l'intento di produrre arte al solo scopo di piacere, ma che ponesse al primo posto la sua necessità e la sua bellezza. Un gesto d'amore e di politica, quindi, un teatro di sussurri e grida, violento e allo stesso tempo delicato, un teatro di bagliori e di luci fioche, che però accendono universi immensi e possibile nuova umanità. Un laboratorio permanente, come diceva Franco, di vita e di incontri. E quindi dedico questo premio a Franco soprattutto e a Gaspare Cucinella e a tutte le persone incontrate e con cui ho condiviso questo sogno. Grazie ancora. Arrivederci.